Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Questa domenica possiamo chiamarla la domenica della tempesta sedata, la tempesta calmata. È una immagine bellissima, è uno degli episodi forse più toccanti. Ci racconta l'esperienza di questi pescatori molto esperti del lago, eppure quella sera lì, perché sembra una sera, venuta la sera, una notte addirittura, quella sera lì si sono lasciati sorprendere dalla tempesta. Sappiamo che le barche del tempo erano come delle lunghe canoe, non erano delle barche grandi, importanti, le barche del lago. Lo sappiamo perché ne è stata ritrovata una alcuni decenni fa, conservata nel fango del lago, e abbiamo potuto rivedere con gli occhi una vera barca del tempo di Gesù. Noi diremmo oggi una barchetta piccola che stava poco sopra il pelo dell'acqua. C'erano loro e c'era Gesù che dorme. Gesù dorme, dice a poppa, dice Marco, sul cuscino, un particolare che dà un colore tutto speciale alla scena, e si scatena questa tempesta. Tempeste di lago sono molto pericolose proprio perché è un bacino chiuso e quindi le onde sbattono contro la riva e tornano indietro, formando appunto delle onde anomale molto pericolose per le barche, che rischiano di capovolgersi. Ed è disperato il grido dei discepoli: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Cioè, non ti importa niente di noi? Tu dormi e noi rischiamo la pelle. Ecco, un po' il tono è questo, anche molto risentito. Ma in fondo è la domanda che ognuno di noi si pone quando la vita gli fa attraversare dei momenti difficili, dolorosi. Ci viene da chiedere: «Signore, ma dove sei? Ma non ti importa che io soffro, che io sto male, che io ho un dolore?» È veramente questa la domanda. E Gesù, che fa cessare la tempesta, invece risponde con due domande: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Ecco, il problema è sempre la fede, la fiducia in Lui che è sulla nostra barca, che anche se certe volte sembra dormire, sembra che non gli importi di noi, ma Lui è lì, è con noi. Non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo invece avere fede. La fede, cioè la fiducia, è la nemica della paura, perché si affida, perché lo sa che il Signore c'è e che è capace di calmare anche la tempesta. Chiediamo a Gesù che non si spenga mai nel nostro cuore questa fiducia, questa certezza, che anche quando la nostra barchetta, come ci ha ricordato il Papa durante la pandemia, è in mezzo alla tempesta, il Signore non ci salva dalla tempesta, ma ci salva nella tempesta, cioè ci aiuta ad attraversare quella tempesta, a dargli un valore e a non farci spegnere la speranza.